decisamente alla contrada Palombo, per farvi capire, la contrada Palombo ad Avellino è nella zona dell'attuale chiesa delle Liguorine a San Tommaso, prese questa pietra e la portò proprio in questa zona come un'edicola, quindi inizialmente fu vista come una vera e propria edicola votiva. Ma diciamo la cosa non finì qui, certamente, perché parliamo della fine del 500, precisamente del 1581, diventò una cappella e la cosa fu, diciamo, allargata, grazie anche fu enfatizzata attraverso la visita dell'allora vescovo Vicedomini, e parlavamo sempre di un fatto molto modesto, perché era un altarino in legno della mura fatiscente e anche due cassette che erano poste sull'ingresso della chiesa, perché sapevamo tuttora più o meno funziona così. Qui le cassette avevano delle funzioni di apposta, le cassette di lavoro, e perché no, dato che la cosa che avevo tra poco anche è una cassetta di collegamento e si commerciava allora moltissimo il grano, veniva raccolto anche il grano stesso. E quindi le prime origini per fare questa prima introduzione di questa chiesa risalgono al 1581, anno prima, anno dopo. Quello di cui vorrei parlare ora è, secondo me, un argomento molto pregnante, nonché attuale. Vedete, il palazzo al nostro fianco porta una scritta: Mons Pietatis Ecclesiae, Santa Maria di Costantinopoli, 1584. Avete capito bene, credo, se avete masticato un po' di latino. Monte di Pietà della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Da un lato, l'istruttore di questa stampa, di questo studio di Cristo, ad Avellino, il primo che fu fatto, proprio annesso alla chiesa stessa, poteva essere ritenuto bene, per chi non si poteva permettere anche il pane a tavola, no? Ma la cosa sulla quale ho riflettuto è questa: ma c'era tanto bisogno che la Chiesa dovesse istituire un monte di pietà per avere poi in cambio qualche cosa dagli abitanti che non se lo potevano permettere? Io credo che la Chiesa, soprattutto nei tempi di oggi, non debba fare un'arte come quella del baratto. La Chiesa deve, come ci ha insegnato Gesù, deve innanzitutto prima donare, ed eventualmente, se qualcuno lo riterrà opportuno, gli darà qualcosa in cambio e quindi riceverà a sua volta. Ma per quanto mi riguarda, l'aver istruito una cosa del genere è stato l'anticamera di un istituto come quello ecclesiastico ad alto profitto. Mi dispiace dire questo, perché voglio dire, sono notizie molto recenti, quello che è successo allo IOR. Lo IOR non è nient'altro che una prosecuzione di quello che ha fatto la Chiesa qui ad Avellino e in altre parti d'Italia e non solo.